Ieri pomeriggio, in occasione del 27° anniversario della Festa della Musica, la fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania si è esibita tra le principali piazze della città di Napoli, coinvolgendo i cittadini e gli svariati turisti di passaggio. Il percorso musicale della fanfara è iniziato nel cortile interno dell'ospedale Vecchio Pellegrini. Presente all'evento il comandante della Legione Carabinieri Campania, generale di divisione Maurizio Stefanizzi, il comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, generale di brigata Cagno Giuseppe Lagala, il direttore sanitario dell'ospedale dottor Alfonso Basso, il primicerio dell'Arciconfraternita dei Pellegrini Vincenzo Galgano, personale medico della struttura e don Tonino Palmese della Fondazione Polis. Diversi degenti che hanno apprezzato le note della fanfara, affacciandosi alle finestre dei reparti, applaudendo e unendosi al coro dell'inno italiano. I musicisti dell'arma si sono poi spostati in piazza Dante, esibendosi davanti al convitto Vittorio Emanuele, accompagnati dai canti di studenti e turisti. E ancora in piazza Salvo d'Acquisto, davanti al monumento intitolato alla celebre medaglia d'oro al valore militare recentemente restaurato, la fanfara del 10° Reggimento Campania ha proseguito il suo cammino musicale, trascinata dall'entusiasmo dei presenti. Il concerto itinerante si è concluso in bellezza nella Galleria Umberto I, dove le note dell'arma dei carabinieri si sono intrecciate a quelle suonate dalla fanfara della Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta e dell'Esercito. Una cornice magica culminata negli applausi divertiti della cittadinanza.